Oggi a distanza di 10 anni ci ritroviamo. Per te la carta d'identità sembra che si sia bloccata perché sei sempre un giovane baldanzoso, però tanti anni di militanza a Nardò, sei sempre il primo ad arrivare agli allenamenti, una costanza incredibile. Angelo Grillo, allora? Buonasera a tutti, felicissimo di essere qui davanti in questo meraviglioso pubblico dove ho trascorso i miei anni più belli, calcisticamente parlando. 7 anni non si possono dimenticare. Niente, l'augurio è quello di tutto ai Carlo Federissimo. Cioè, dopo 20 anni ritornare qui su questo palco fa sempre piacere. E l'augurio più bello è quello di rivedere il Nardò Calcio nel calcio che conta. Che, aprire i giornali, come diceva il collega, e non vedere il Nardò tra fighe della classifica non fa molto piacere. Io mi auguro che Nardò possa tornare in tempi brevi nel calcio che conta e ce lo auguriamo tutti quanti, il pubblico. Grazie, Nardò ha un affetto particolare per te, perché proprio per questa lunga militanza. Massimo Negro ha un piccolo record, non so se neanche tu sei cosciente di questa cosa, ti lo dico qual è. Tu eri nella distinta di Nardò Maglie quando vincemmo il campionato di Serie D come portiere titolare, eri nella distinta di Nardò Manduria come avversario quando abbiamo rivinto il campionato di eccellenza. Quindi sei stato protagonista di due spettacoli grandiosi che hanno fatto da contorno a quello che Nardò può essere. Che ricordi hai di queste due feste? Beh, emozione intensa. Che dico, tra gli anni più belli sicuramente non posso dimenticare quei 4 anni trascorsi a Nardò, tra cui la vittoria del campionato dalla Serie D alla C, i 3 anni successivi della C. E poi vorrei ricordare, che nessuno me ne voglia, chi ci ha dato questa possibilità allora, che è il presidente Papadia. Certo. E ricordo che lui ci teneva, facendoci fare i ritiri con il vestito Prada. Noi andavamo in ritiro con cravatta, con scarpe lusse firmate Prada e con i pullman super lusso. Esatto, e quindi è una persona che ricordo volentieri, perché tra tanti presidenti che ho avuto è quello che è sicuramente quello che ha speso di più. Certo. E quindi un grazie a tutti e a tutti voi per la possibilità che mi avete dato di stare su questo palco, e onorato di aver fatto parte della vostra storia. Grazie Massimo, bellissima parola. Questo signore qui, 20 anni fa, era uno che faceva mangiare la polvere a tutti, uno di quelli che aveva un 20 kg fa, anche mi suggerisce, in effetti c'è qualche difettuccio alla maglietta. Questo signore è Gino D'Addambo, che fu uno dei primi dell'era Papadia a cercare di far portare gloria al Nardò Calcio insieme a De Pomeo, che oggi per motivi di lavoro non è venuto. Di te io ricordo un particolare e te lo spiego subito. Una partita strepitosa in un precampionato, Nardò Lecce a Roccaraso, come se tu fossi non un giocatore del Lecce, ma ancora di più, una prestazione fantastica che rimanemmo tutti un attimino abbacinati, abbagliati, no? Poi ti sei dimostrato con la tua voglia e con le tue caratteristiche di essere sempre determinante e importante. Peccato però non aver vinto il campionato con quelle squadre. Buonasera a tutti. Non abbiamo vinto perché davanti a noi c'era un blasone, oltre che calcistico, anche a livello nazionale molto forte, il Taranto. E quell'anno lì il campionato l'avevamo vinto già al girone d'andata, non so quanti punti sopra. Scusate se ripeto, ricordo con piacere quel campionato lì, ed eravamo molto molto più forti del Taranto. Però annullare un gol su un cross per fuorigioco, altri episodi, 4 partite non vinte con 4 gol annullati al grande Daniele vantaggiato, che speravo di trovare questa sera, purtroppo per motivi personali non è potuto venire. Insomma, quando ci si va, alle volte il calcio è fatto anche di apparati fuori dal calcio. Noi sfortunatamente troviamo quell'anno il Taranto. Parlare di calcio significa parlare di cose importanti. Personalmente mi ha forgiato come persona, come uomo e come padre adesso. E quando all'epoca siamo stati contattati, ricordo io ed Enzo, da Ennio, che non ho visto, lo saluto, dal grande segretario, uno dei più bravi, veramente preparatissimo segretario, il signor Benner.
essere stato contattato all'epoca, ed non ero giovane, avevo già 23-24 anni, per me quella chiamata fu una chiamata importante. Cioè io non sono stato chiamato da una squadra, io sono stato chiamato dal Nardò, e mi emoziona ancora a dirlo, che calcisticamente Nardò per un calciatore deve essere un'emozione. Perché non è facile, alle volte il calcio, ci sono in tutte le città, c'è il calcio. Dopo Lecce vedo il Salento, vedo Nardò, calcisticamente, come ampiezza, come cultura, come voglia di una forza. E Nardò è molto forte come cultura e come calcio. È un'esperienza fatta a Nardò, è un'esperienza per un ragazzo che ha giocato, per un giocatore bisogna ambire. Un ragazzo che gioca a calcio deve avere l'onore di dire: spero che un giorno possa indossare la maglia del Nardò. Bellissimo, bellissimo. Sì, grazie di questa bellissima parola, grazie di essere. Ne ho passate, ne ho girate, sono stato un umile giocatore. E la vita da calciatore è fatta di molti sacrifici, adesso è fatta di soldi, è fatta di pubblicità, giornali. Noi, parlavo col signor Tajano, che ho avuto piacere di fare un viaggio a Bari, che fra poco conosceremo, con molta, perché poi lo ascoltavo, perché c'è da ascoltare molto da persone più grandi, oltre che nell'aspetto calcistico, ma nella vita, e gli ho detto un episodio: noi abbiamo fatto il calcio per amore. Non l'abbiamo fatto, anzi, devo dire la verità, io quando feci il contratto con Nardò, ebbi dei soldi che il signor Papadia non fece neanche io il contratto, non fece cifra, fece tutto lui. Io dicevo solo sì, perché ero emozionato a venire a Nardò. Immaginate una cosa. Bravo, Gino, bravo! E quando vedi una società che nel dilettantismo ti organizza, ti fa quello che hanno fatto quei signori lì, 20 anni fa e più, oggi fai fatica a trovare in grosse società professioniste. Certo. Loro curavano tutti i particolari, dalla ciabatta, dalla mutandina con la stilletta dorata sulla cravatta, quell'abito bellissimo, quell'abito marrone, quel cappotto marrone. Il presidente disse: come si va in trasferta? Disse: ogni volta devono stare a fare. Mi ricordo l'episodio, il signor presidente Papadir era una persona molto spontanea, era un casereccio, era un verace, era un eretino forte. Lo è ancora? Lo è, nel senso calcisticamente. Certo. Ora c'ha, non so se segui, io non seguo più il calcio per motivi di lavoro. No. Mi ricordo che disse: dobbiamo avere un pullman solo per noi, e lo prese dalla Germania, non mi ricordo, uno dei più bei pullman, e fece scrivere sulla fiancata C. Nardò col toro. E quelle sono cose che ti fanno capire che Nardò è una società che guarda oltre. E questo oltre deve continuare ancora. Grazie Gino, grazie Gino Leone. E grazie per aver macinato i chilometri per essere qui con noi, perché tu sei uno di quelli che ha fatto più strada, e quindi questo ci onora molto e ci fa molto piacere.